Il Tribunale del Riesame di Salerno ha annullato l'ipotesi di reato di omicidio volontario che la Procura della Repubblica di Salerno aveva rubricato nei confronti del dottor Alessandro Marra. Il medico, dirigente all'hospice di Eboli, era accusato di aver provocato volontariamente la morte del giovane Giannattasio Carmine nel giorno 18 gennaio 2018, attraverso la somministrazione di farmaci in dosi massive. Era detenuto agli arresti domiciliari da circa un mese. A spiegare nel dettaglio l'evoluzione delle indagini, l'avvocato Leonardo Mastia. Indubbiamente abbiamo avuto una grossa soddisfazione, sia il collega che mi ha affiancato, Michele Tedesco, perché con un provvedimento di ben 19 pagine il Tribunale del Riesame ha praticamente accolto quelle che sono state le nostre richieste difensive, avanzate sia con memorie difensive corpose, da parte mia, depositate ben 5-6 giorni prima dell'udienza per far sì che il Tribunale potesse avere tempo e modo di leggerle accuratamente, e sia poi per quello che è stato ritenuto e riferito nell'udienza camerale, un'udienza camerale che è cominciata alle 9, insomma è finita dopo le 12:30. Il Tribunale, dicevo, ha doviziosamente motivato le ragioni per le quali ha annullato l'ipotesi di reato di omicidio volontario a carico del medico. Adesso naturalmente, come le dicevo, è un primo step, naturalmente dobbiamo vedere quelle che saranno le valutazioni e quelle che saranno le mosse della Procura, ma indubbiamente in considerazione poi che gli altri reati contestati, diciamo, sono naturalmente reati minori rispetto a quello che è il reato ben più grave di omicidio, siamo soddisfatti e siamo fiduciosi anche per il prosieguo del procedimento, che certamente sarà lungo. Io spero che si possa in qualche modo riabilitare proprio la figura, la professionalità e l'umanità del dottore Marra, che naturalmente in questo frangente ha vissuto dei momenti terribili. È stato agli arresti domiciliari quasi un mese, è stato vilipeso, sono state calpestate quelle che è la sua professionalità e la sua immagine, e quindi spero che veramente possa essere in qualche modo riabilitato. Questo naturalmente, questo passaggio, questo provvedimento, credo, sono sicuro che contribuirà proprio in tal senso. Umanità che poi è testimoniata, c'è l'occasione di vedere attraverso il web, ci sono centinaia e centinaia di post che stanno a testimoniare proprio la grande umanità di questo medico. Chiara Paradiso, la mamma di questa bambina, ha postato su Facebook diverse pagine e conclude: mia figlia al dottore Marra lo chiamava papà, perché era sempre con questa bambina che poi purtroppo è deceduta per un male incurabile. Questo è il dottor Marra. Dal punto di vista processuale adesso valuteremo un poco quello che è il provvedimento, questo provvedimento lo leggeremo attentamente e potremmo anche proporre un ricorso in Cassazione confidando nell'annullamento anche di questi altri capi di imputazione che, ripeto, sono capi di imputazione molto ma molto più lievi rispetto a quello che era il reato contestato di omicidio volontario, che poi parliamo di omicidio volontario, non di omicidio colposo.